Allora non è. Mister, oggi è una partita, insomma, è un pareggio che probabilmente è un risultato giusto, insomma. Sì, viste le occasioni,
abbiamo incontrato una buona squadra, veniva da una sconfitta, quindi sicuramente ci teneva a fare bene la prima in casa. Sapevamo della loro organizzazione, dei giocatori importanti che avevano e volevamo cercare di pizzicarli in qualche occasione, su qualche ripartenza. Ci eravamo quasi riusciti, poi è chiaro che non è facile, un campo anche sintetico, un campo nuovo. E loro lo conoscono meglio di noi e si fa fatica. Noi siamo una squadra che cerchiamo di fare il nostro campionato per salvarci senza fare cose trascendentali, non abbiamo ambizioni particolari, perché il Modignano dell'anno scorso non è quello di quest'anno, è come diverso. E c'è stato un ridimensionamento da parte della società, però va benissimo per noi continuiamo sempre a lavorare, a far crescere qualche ragazzo che per la prima volta si affaccia a questo campionato. E siamo contenti, ecco, un po' dispiaciuti, forse ci poteva essere un penalty alla fine su una ripartenza su Ibu che stava calciando in porta, è stato un po' strattonato, ma nel calcio ci sono queste cose. Va bene così, andiamo avanti, cerchiamo di lavorare e migliorarci di domenica dopo domenica. Grazie mister. E come vous appelez-vous? Come vi chiamate voi? Ah, vous êtes du Liège. Ah, siete di Liège. Ah, allora, c'est bon. Donc, vous avete visto la partita con la vostra squadra. Oggi avete pareggiato. Come avete visto la partita? Comment vous avez vu le match? Ho visto una partita corretta. Solo che mancano i gol. Tecnicamente i giocatori sono forti. Avete visto anche... Abbiamo un buon portiere, abbiamo una buona difesa. Ci mancano i gol per il momento. Cosa pensate alla squadra Poggio Barisciano tecnicamente? Persone serie, accogliente, mi hanno fatto rimanere in campo. Ah, oui, vous êtes présidente. Siete presidente, quindi è normale di rimanere. Sì, però non ero sulla distinta, era difficile dire che mi fanno rimanere. Ma al punto di vista sportivo, avete fatto lo sport, come avete amato il calcio? All'età di 8 anni ho cominciato a seguire le partite di calcio in Belgio. Facevamo tanti chilometri a piedi, così mi sono attaccato allo sport e il calcio soprattutto. E poi avete sposato uno sportivo. Sì, per 10 anni è stato presidente della nostra squadra. Quindi avete la storia, avete l'esperienza per quanto riguarda lo sport. Sì, sì, il calcio soprattutto. E che age avevo? Quanti anni ha lei? 89 anni e 3 mesi. Sono nata nel 1924. Quindi avete conosciuto tante squadre. Quali sono i problemi nello sport oggi rispetto al passato? Da una parte era meglio prima. Era più tranquillo, non c'era questi casini che vediamo anche in televisione. Adesso è diventato commerciale. Sì, io seguo la squadra di Mutignano. Vado dappertutto, sono venuto a Barisciano, vado a Paternò, eccetera, eccetera. Che consigli potete dare ai nostri telespettatori che ci guardano? Seguire più da vicino le partite di calcio. Sì, merci. Io, sì, abbiamo avuto 2 occasioni, però... Per meritare la vittoria dovremmo fare qualcosa in più. Io alla fine penso che una squadra che è venuta per difendere e porta via lo 0-0 se lo merita, perché si è difesa bene, non ha fatto ostruzionismo, quindi diciamo che alla fine loro se il pareggio, forse da come si sono svolte le cose, ce lo dobbiamo tenere. Come dicevo ogni settimana, dico sempre la stessa cosa, la promozione per noi è un qualcosa di nuovo e poi dobbiamo fare esperienza. Grazie direttore. Mister, tante occasioni, tanta forza, tanto tecnico, insomma, però è alla fine un pareggio. Sì, un pareggio
0-0 che dal mio punto di vista ci va un pochino stretto, perché la squadra secondo me ha fatto molto bene oggi. Il primo tempo è stato, abbiamo fatto i primi 30 minuti quasi perfetti, abbiamo avuto un paio di occasioni limpide per fare gol, non ci siamo riusciti. Poi abbiamo concesso secondo me troppo sulle palle inattive, soprattutto i calcio d'angolo erano molto pericolosi. Poi il secondo tempo credo che la squadra sia stata benissimo in campo, abbiamo giocato, fatto una grande partita, abbiamo fatto una grande mole di gioco, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per andare in vantaggio, purtroppo non ci siamo riusciti. Però sono molto soddisfatto della prestazione, a me interessa quello, e poi il resto dal mio punto di vista, se continueremo a giocare così prima o poi arriveranno sicuramente i tre punti. Mi dispiace un pizzico per i ragazzi, perché insomma questa settimana abbiamo lavorato molto e da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista tattico, e oggi si è visto, abbiamo fatto credo molto molto bene, però oggi usciamo secondo me rafforzati da questo pareggio e con la consapevolezza che ce la possiamo giocare alla pari con tutti. E adesso da domani cominciamo a pensare ad altri, perché mercoledì andiamo fuori casa e cercheremo di ripetere la prestazione di oggi. Grazie mister. E direttore generale, oggi insomma un pareggio 0-0, una squadra che viene da Teramo qua in casa, un pareggio insomma. Sì, vabbè, il pareggio diciamo che ci va un po' stretto, nel senso che abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo e forse ci è mancato solo il gol. Io vorrei solamente ricordare che noi siamo comunque una neopromossa, quindi ci dobbiamo adattare alla categoria, e nonostante questo abbiamo incontrato secondo me due squadre fortissime fino adesso, che sono Martinsicuro e Modignano, che l'anno scorso comunque è arrivato ai playoff, mi sembra che sia arrivata alla semifinale o alla finale dei playoff, quindi è una squadra ben attrezzata, c'ha un gran gruppo, c'ha un grande attaccante che l'anno scorso ha segnato tantissimi gol, e noi devo dire che il primo tempo abbiamo giocato alla pari, poi il secondo tempo siamo usciti, abbiamo giocato secondo me alla porta, non abbiamo rischiato niente e forse meritavamo di vincere la partita. Quindi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, e lavorando si può migliorare, e sicuramente la prossima partita andremo ancora meglio. Grazie direttore. Prof, domenica una sconfitta, oggi un pareggio, quindi prima o poi il risultato esce fuori insomma. Sì, beh, sicuramente il lavoro è stato fatto, prima o poi ripagherà. L'altra domenica io dico sempre che è stato un risultato bugiardo, perché comunque la squadra si è comportata benissimo, non meritavamo di perdere, anche a detta della dirigenza del Martinsicuro. Quindi comunque quello è un capitolo chiuso. Per quanto riguarda questa domenica, abbiamo sofferto, però abbiamo anche creato tanto, ma onore anche all'altra squadra, per carità, perché anche l'altra squadra era di tutto rispetto, per cui penso che ogni domenica sarà così. Non è che troveremo qualcosa magari più facile o più difficile, quindi sarà sempre una battaglia. Però la mia squadra, i miei ragazzi si sono comportati bene, hanno sempre spinto, hanno sempre tenuto alta la squadra. Ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto anche delle occasioni che potevamo chiudere la partita. Si sono stati fatti degli errori, poi comunque in settimana valuteremo e analizzeremo questi errori con i ragazzi, per cui insomma continuiamo così, perché il lavoro c'è e sicuramente uscirà fuori. Prof. Grazie a voi.